Ciao, ciao a tutte! Su, entrate, entrate. Ciao Cinzia, ciao Maria. Entrate, entrate, che oggi c'è qualcosa di buono. Con questo tempo ci sta. Quanto mi siete mancate? Stella del mio cuore, amore mio, ti sto provando a chiamare, ma e non mi hai risposto, cara Palma, mi fai preoccupare, anche perché ti ho mandato una foto e non mi hai risposto. Là mi sono preoccupata davvero. Comunque, come va? Ok, eccomi qua, aspettate che alzo un po' così mi faccio vedere. Fai cose buone così ceniamo tutte da te. Venite, venite. Ciao, ciao Cinzia. Ok, Palma, dopo ci sentiamo comunque, Palma, che ti chiamo. Ciao Chiara, ciao Marinella. Va bene, Cinzia, l'importante è che è tutto a posto. Ciao Cinzia, Busca. Ciao Manu. Allora, come va? Come va? Mi siete mancati? Mi siete mancati? Spero che state tutte bene. Grazie Chiara, grazie. Grazie mille. Allora, oggi vi faccio due belle ricettine al bacio. Allora, vi faccio i cosiddetti culluri, cudurie alla cosentina. E siccome quella è una cosa che sono abbastanza sbrigative, diciamo, almeno per quanto mi riguarda. Vi faccio una cosa subito super veloce, uno svuota frigo. Ok? Io direi di andare, di iniziare, inizio proprio con lo svuota frigo. Io prima ho un po' guardato cosa potevo fare. Ciao a tutti, ciao Rosaria, grazie Rosaria Sosto, grazie mille. Teresa, un bacio. Ciao Gelsomina, ciao Dina. Ok, io vi prendo quello che ho tentato di, per quanto riguarda lo svuotafrigo, e vi faccio vedere. Pomodorini, della pasta fresca, una scamorza, ho preso una patata, ok? Prezzemolo che ce l'ho qua a portata di mano, ok? Cosa vado a fare? Più veloce di così. Cosa direi di più che poi si mantiene quando solo un dito di acqua e la posso rigenerare? Faccio, prendo la cipolla, eccola qua anche una cipollina, olè, eccola, coltellino, eccolo qua, abbassiamo e vi faccio vedere.
faccio, questo me lo lavo veloce veloce, questo me lo lavo, la cipolla la pulisco così, ok, una bella pasta e patata con scamorza. Dita, pasta e patata e con scamorza, ora vi faccio vedere che bontà. Facciamo. Due pomodorini. Ok. Ora vi faccio vedere pure come che pasta e patate con scamorza che vi faccio. Tutto, perdonatemi, ok, perdonatemi un attimo, è caduto il telefono, vi poggio in modo che mi potete vedere, ok, vediamo un po', il bello della diretta, è caduto il telefonino, che lo sistemo un attimino di secondo e lo sistemo, ok, vi sistemo subito, solo un attimo, il bello della diretta, ragazze. Un attimino solo, sistemo subito. Ok. Da ieri sera che un po' di cose strane succedono. Comunque, l'importante è che è tutto a posto. Ok. Olè. Ditemi se si vede, mi vedete? Ok, l'importante è che vedete tutto, si vede? Ok, perfetto, cipolla, fine fine. Si vede, ok, grazie Cinzia, il bello della diretta, anche l'olio mi fa i capricci, ok, un filino d'olio metto dentro, accendo e vado, mi sbuccio la patata. Che mi dite? Raccontatemi qualcosa, belle. Allora, poi dopo vi do la ricetta dei cullurielli, delle ciambelle, ok? Vi do quella che mi ha insegnato la mia mamma, che è qualcosa di spettacolare, però non vi nego e vi devo dire una cosa, che io stamattina, per problemi personali, non ho potuto fare bollirmi le patate, ma l'ho fatte diversamente, però vi posso assicurare, io potevo dire che erano fatte tutte con patate e invece no, vi posso assicurare che il risultato è spettacolare, più le patate sono vecchie, pasta gialla, e più vengono buone, però mi hanno insegnato, dove lavoravo tanto tempo fa, nella tavola calda dove ho lavorato, perché non credete che nelle tavole calde dove fanno queste cose si usano le patate, perché pure io la prima volta sono rimasta un po' scioccata all'epoca, però il risultato è uguale. Allora,
Allora, le patate me le faccio così fine fine io, che è una questione di tempistica, se no a me piace un po' più di più bella spessa la patata, ok? Ok, vado. Abbasso un po', mi trito un po' di prezzemolo e poi l'altro lo metto da parte, se no è tanto. Ok, se avete domande ditemelo, eh. Intanto che metto, faccio questo trito, poi mettiamo l'olio per fare la frittura delle ciambelle. E possono essere fatte sia dolce che salate, ok? L'impasto nasce salato e poi le potete passare tranquillamente nello zucchero. Mezzo bicchiere d'acqua proprio. Ok, sposto questo. E lo metto qua, ok? E lo faccio andare. Ok? Lo faccio andare perché vi dico, faccio fare mezza cottura perché questo tipo di pasta che userò ha 5-6 minuti di cottura, quindi neanche tanto, e rischierei di che la patata sia un po' cruda. Ok, mo vi faccio vedere una cosa. Voilà, guardate che spettacolo. Ok, guardate che belli, mi piacciono? Ok, allora la mia dorata XL, che adesso ancora credo sia disponibile. Ok, nella mia XL all'interno c'è già, diciamo, un po' d'olio, perché era olio che avevo fatto già ieri sera, avevo fritto. Ve lo faccio vedere perché se no dite che magari imbrogliamo, no? Ok, questo, ok, guardate, è olio che ho fritto ieri sera le patate, vedete? Perfetto. Ok, vado a mettere l'olio. Diciamo che l'olio qua è un po' abbondante, deve essere. Metto 1 litro d'olio, eh. Ok. Metto il coperchio. Fiamma alta e faccio andare, così si preriscalda un pochino l'olio. Nel frattempo. Nel frattempo vado a vedere la pasta. Le patate per la pasta. Ok, assaggio, vediamo un pochino. Perfetto. Ciao, ciao Francesca. Gianluca Vattimo è una mia, è la moglie di un caro amico, lei è una cara amica anche, e nonché la mia ambassador Francesca Luciani. Allora, io spengo un attimo, metto la pasta all'incirca, questo è 1/2 chilo di pasta, però è tanto, è poco il combanatico, diciamo, dai, massiva, ce la metto tutta. È 1/2 chilo di pasta, eh? 1/2 chilo di pasta. Metto un bel bicchiere di acqua. Ne metto 2. Ok. Perfetto. Metto un po' di sale. Sale. Un po' di pepe nero. Ok.
mescolo, faccio andare fiamma alta all'incirca quando fuoriesce il vapore e poi abbasso la fiamma, ok? Ma qua vado a vedere questi qua come sono. Spengo il gas, ascoltatemi bene, per quanto riguarda la frittura sto spegnendo il gas, cucchiaiella con il filetto qua, spengo il gas, mi metto in una ciotolina, prendo un pochino d'olio, proprio giusto un po', ok. Mi bagno un po' le mani, ok, e faccio questo, prendo, guardate, apro, vedete, e metto giù, apro e metto dentro, apro. XL per queste cose è ideale, ok? È qualcosa di fenomenale. Ok, metto il coperchio e vado di nuovo di fiamma alta. Ciao Tiziana, allora sto facendo i cugiurieggi cosentina, Tiziana Pilloni, e in più uno svuota frigo, nonché quindi che avevo un po' di scamorzo, un po' di pomodorini in frigo e ho fatto una bella pasta e patata con la scamorza sto facendo. Nel frattempo che i miei belle ciambelline vanno, io mi taglio un po' di scamorza. Sfrigola, sfrigola. Ok. Eccola qua. Anzi, di più. Io faccio questo. Se avete questo attrezzino in casa è comodissimo. Nonché grattate la scamorza. Eccola qua, così. È ottimo. Mettiamo da parte, la metto qua. Avete domande? Chiedetemi, chiedetemi. Ne ho ancora qualcuno sul tavolo e me le avvicino. Ok. Ok, io vedo qua. Ok, e quella va pure. Ok, Eva Palazzo, ciao. Ciao zia! Dopo ti chiamo, zia. Allora, avete domande? Allora vi dico, questo qua è all'incirca un chilo di farina, ce ne sono venuti 17, però poi una secondo, però non era un chilo preciso, all'incirca 500 grammi dai di farina, 500-600 grammi di farina,
ce ne sono venuti 17, poi una secondo la grandezza che li vuole fare, ok? E ho messo per un chilo di farina ci vogliono mezzo chilo di patate lesse, preferibilmente pasta gialla, un cubetto di lievito, acqua quanto ne riceve, sciogliere il lievito almeno prima, fate un bicchiere di acqua tiepida, lo sciogliete e lo mettete nella farina con le patate e un po' ammassato. Sì, Barbara, mo ti riepilogo tutto, tranquilla. E poi fate il restante acqua, man mano che vedete che se ne riceve, quella che si riceve. L'impasto non deve essere duro, ma ti si deve appiccicare alle mani, ok? Ok, qua sta andando, il vapore sta andando, ok? Lo faccio andare 2 minuti e poi abbasso. Io spengo un attimo il gas perché la frittura va sempre spenta quando va osservata. Spengo, sposto un attimo, guardate, e faccio andare ancora. Bellissime, belle belle belle. Io le giro, però possiamo anche lasciarle così, non girandole. Ok, perfetto, riaccendo, qua abbasso il gas e faccio una mescolata. Guardate i colori del prezzemolo e del pomodoro qua, spero si vedono. Ok, com'è bello rosso il pomodoro e bello verde il prezzemolo. Perché questo? Perché i nostri ottimizzatori non alterano le proprietà organolettiche dei nostri cibi, quindi delle verdure, di qualsiasi cosa che noi andiamo a mettere all'interno del Magic Cooker. Ok? La frittura sta andando. Poi vi volevo dire, questa promozione qua ancora è attiva. Brava Marisa, brava anche quello, sì. Allora, vi ricordo che la XL, quindi il 41, coperchio 41, completo della sua pentola, è in promozione. La pentola è una pentola tradizionale in alluminio, ottimo conduttore di colore, di calore, scusatemi, e viene solo pentola più coperchio 69,90. Ok? 69,90. Io spengo e vado a vedere. Sta andando che è una bellezza. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Guardate, io ho toccato l'olio, è caldo ma non mi scotto, non è quella temperatura che io mi posso scottare. Li chiudo perché stanno andando benissimo. La pasta, vado ad assaggiare la pasta, vediamo, sì, è quasi pronto, quasi quasi. Io faccio così. Okay. 2 minuti, faccio andare e poi spengo e mando in autocottura. Ok? Avete domande? Brava Andreuccia, brava, è comodissima, vanno bene 2 kg di pasta, 2 kg di spaghetti, ce li fai comodi comodi. Ciao Francesca, 2 kg di pasta ce li fai comodi comodi, nonché per quando, guarda, quando siamo in tanti in casa, per quando arrivano ospiti, e
Cosa di spettacolare questa? È un coperchio, una misura che non dovrebbe mai mancare, perché se arrivano quelle 6-7 persone tutti in una volta è più che comoda. Mi aggiusto un po' di tovaglioli, così vi faccio vedere. Allora, questo spengo il gas della pasta e la faccio andare in autocottura. Ok, io mi preparo questo qua. Ok, vado a vedere qua un attimo. Wow! E vai. Ok. Ok, io lo tolgo. E vado a rimettere le altre. Vieni Angela! Ok, scusate se ogni tanto sto in silenzio perché sono concentrata, tanto ormai si è detto tutto del nostro Magic Cooker, quindi ormai conoscete bene il nostro divo. Poi vi voglio dire che oggi ne hanno parlato a Rai 1, si parlava del caro gas. Grazie Rossella, del caro gas, quanto è aumentato in effetti, perché è aumentato tantissimo, è aumentato, e facevano vedere che le signore usano il nostro Magic Cooker perché è un risparmio di, soprattutto per quanto riguarda il gas al momento, okay? E poi anche per quanto riguarda l'energia elettrica, perché io in qualsiasi cosa, tipo le lasagne, una ciampella, la cottura del pane, un pollo al forno, le patate al forno, io me le faccio tutto col Magic Cooker, ok? Quindi metto tutto in pentola, metto sul gas e vado a risparmiare la corrente, ma anche il gas, perché io posso andare anche in autocottura spegnendo il gas, come ho fatto con la pasta, vedete? Non c'è la fiamma. Io adesso la mia pasta è in autocottura. Ok, quindi in autocottura, che vuol dire? Io spengo il gas e comunque continua a cuocersi, ok? E quindi è anche un ottimo, lo compri adesso, però ne va di tanto, perché in un mese, due tutte con le bollette che uno riceveva prima, le ammortizza anche un risparmio per quanto riguarda economico, per quanto riguarda la frittura. Io adesso ho messo un litro d'olio, però dovete capire che io ne ho ancora da friggere, non sono solo questi, io ne friggo ancora. L'olio poi io non lo vado a buttare, lo posso di nuovo riutilizzare anche domani per altre 7 volte.
Grazie Triziana. Quindi anche altre 7, quindi è un altro risparmio economico questo. Mentre se invece facevo una frittura tradizionale, io l'olio non l'avrei potuto più riutilizzare, anche se vi posso dire che avrei dovuto aggiungere a un certo punto ancora dell'olio. Brava Grazielle, è vero. Diciamo ciaone forno. Vi faccio vedere le nostre ciampelline. Ne prendiamo una. Voglio far vedere anche una cosa. Questo è tutto l'olio che c'è sopra, si vede? Mo ve la apro una. Guardate che bella. Soffice, soffice. Ah, come brucia. Brucia, brucia. Vediamo. Buondà. È buona. Non perché l'ho fatta io, ma è buona. Guardate. Bontà, bontà, bontà. Buonissime. Ok, faccio andare. Riaggiungiamo il piatto, così ve lo faccio vedere sistemato. Ok. Guardate. Katia, allora, si possono fare, Katia Cavallari, sì, li puoi fare sì dolci che salato, l'impasto nasce salato, almeno questo che ho fatto io, però poi puoi mettere in un piattino dello zucchero, caldi caldi, ce li passo all'interno e li mangi dolci, in quel modo sono dolci, ok? Vediamo la pasta. Ok. Vai. Come fila la scamorza. Ok. Questo è il primo. Si vede? Posso garantire che è buonissimo. Grazie Carmela. Mi piace? Allora, promozione super, super, super. Ciao Silvana, un bacio. Super, perché a 69,90 acquistate il coperchio, la pentola vi viene data gratis. È un regalo dell'azienda, è una pentola tradizionale, è una pentola in alluminio, ottimo conduttore di calore. 69,90 il coperchio, la pentola è gratis, ve la regala l'azienda, è un diametro 41, solo il diametro 41 costa all'incirca sulle 140 se non sbaglio, se non sbaglio sì. Cinzia, tu che sei brava nei prezzi, mi pare che sì. Ok, quindi che dire? Affrettatevi, se non l'avete prenotatela, ultimi pezzi. E battute finale, perché la promozione era solo per pochi giorni, ma ancora l'abbiamo. Chiedete alla vostra consulente se non avete, se dite che non avete una consulente e non sapete chi vi ha messo nel gruppo, basta dire la voglio e chi di ne fa le veci sul gruppo. Sì, 140, vedi, Cinzia subito mi ha risposto.
Quindi anziché 140 euro il coperchio vi viene 69,90. Quindi scrivete la voglio, le amministratrici vi indirizzeranno alla consulente più vicino. Io ho finito, vi ringrazio tutte, vi mando un bacio super a tutte e vi posto la ricetta e le foto su Facebook. Un bacio a tutte e con me vi ci vediamo lunedì. Un bacio, ciao!